Inseguire un sogno chiamato Serie A2. L'Amato di Pescara prova ad avvicinarlo domani alle 18 alla Pala Elettra nella terza sfida con Salerno, che però ha lo stesso obiettivo. La serie, che vale un posto nella Final Four di Montecatini, è in perfetta parità 1-1 dopo le prime due gare in campagna. Ora, come detto, la squadra di coach Raiola ha l'opportunità di giocare due partite casalinghe domani e poi martedì e chiudere i conti. Sarà un'impresa, ma da quando l'Amatori è tornata nei playoff ha dimostrato di essere in grande condizione e in crescita. La vigilia di Andrea Capitanelli, uno dei giocatori più esperti. Siamo carichissimi, felici di giocare davanti al nostro pubblico, infatti speriamo che verranno in molti a sostenerci, perché un palazzetto pieno con il tifo a favore è sempre una spinta in più, insomma. E noi ci stiamo allenando molto bene, siamo consapevoli di aver fatto due ottime gare, gara 1 e gara 2. Purtroppo la prima l'abbiamo persa negli ultimi minuti, però abbiamo dato dimostrazione di essere una grande squadra, mettendoli molto spesso in difficoltà. Gara 2 siamo stati invece più cinici, specie negli ultimi minuti, nel mantenere il vantaggio e giocare i possessi decisivi con la testa e con freddezza per poter portare a casa la partita. Ora, innanzitutto pensiamo a domani, che è gara 3, e cercheremo in tutti i modi di vincerla, e poi si penserà a gara 4. Adesso, ripeto, domani abbiamo l'occasione, l'opportunità di portare la serie a nostro vantaggio, quindi dobbiamo dare tutti quanti il 200% per portare la partita a casa.